L'ultima volta che ho donato il sangue era il 27 ottobre del 2013. Ero un pochettino teso. E ha iniziato mio padre, poi dopo io, poi mia mamma e le mie sorelle, e quindi insomma a turno tutti alla domenica ci si organizzava e si andava a donare il sangue. Mi ha accompagnato mia madre, per mano mi ha preso e ha detto: Gaetano, avanti, prendi mo' le tue responsabilità. Se doni sangue doni vita in tutti i sensi. Ricordo ancora, nonostante sia passato tanto tempo, che mi ha tranquillizzato tantissimo una ragazza che stava donando mentre leggeva il giornale, tranquilla proprio, e a quel guardandolo ho detto: beh, cavolo, è roba da ridere. Ho iniziato a donare dentro un carrozzone dell'Avis che veniva appositamente una volta al mese al mio paese, poi sono passato alla città e ho cominciato a donare al centro di raccolta del sangue dell'Avis sulla via Emilia Imponente, poi sono passato alla casa del donatore e poi alla fine sono arrivato qui a Sant'Orso. Un'evoluzione progressiva. Ha iniziato mio papà, lui veniva dalla Puglia e quando è arrivato qua in Emilia gli hanno subito chiesto di diventare donatore di sangue e lui l'ha sentito come il primo modo per entrare a far parte della comunità di questa regione. Mi ha passato il testimone che io molto volentieri ho raccolto. Ho una coinquilina che studia infermieristica e mi aveva per l'appunto detto che voleva andare a donare e voleva qualcuno con cui andare a donare. Dico sempre, ho 151 fratelli, sono in giro per dove non lo so, ho donato anche in Australia, quindi ho anche dei fratelli in Australia. Non ho figli, ma ho fratelli. Succede che appunto arrivino queste richieste anche di bambini in terapia intensiva appena nati e comunque prematuri, che pesano anche soltanto 3 etti o 4 e vengono seguiti per mesi e mesi fino a che non arrivano al peso giusto per poter essere dimessi, grazie appunto al nostro gesto. Questa cosa qua mi ha permesso di capire quanto è importante donare, quanta soddisfazione c'è nel donare e soprattutto vedendo i miei pazienti che ricevevano questo sangue. Avevamo una cugina che era affetta da anemia mediterranea e quindi diciamo che in famiglia hanno sempre donato. Adesso riesco a vedere proprio l'utilità della donazione. Quello che ho imparato è che vale di più donare che a volte ricevere. Tutte le volte che dono il sangue io mi sento orgoglioso della mia scelta. Si rimane sempre con la speranza di aver aiutato una persona che magari incontriamo per strada ma non riconosciamo perché non sappiamo giustamente la sua identità. Lo ritengo un dovere per me. Mi fa sentire partecipe, cittadino consapevole della nostra Italia, del nostro mondo.